La marina cinese sta progredendo e sviluppandosi rapidamente, molto rapidamente in effetti. Questo è ad esempio il caso dei suoi cacciatorpedinieri e fregate, dei suoi sottomarini e anche delle sue navi d'assalto. Lo vediamo anche per la sua flotta di portaerei. Così, nel giugno 2022, la Cina ha segnato una nuova tappa nel suo sviluppo navale, con il lancio della sua terza portaerei, la Fujian. Con significativi progressi tecnologici, la nave incarna la crescente ambizione di Pechino di affermarsi come potenza marittima leader. Ma quali sono le sue caratteristiche? Quale impatto potrebbe avere sull'equilibrio delle forze navali in Asia e oltre? Questo è ciò che ti invitiamo a scoprire in questo video. Andiamo! Dagli anni 80 la Cina si è posta l'obiettivo di sviluppare la propria flotta di portaerei per rafforzare la propria potenza navale e la propria capacità di proiezione nella regione. Oggi è la seconda potenza marittima e il terzo esercito più potente del mondo. Tuttavia, solo pochi anni fa il paese era in ritardo. Ma com'è riuscita la Cina a creare una flotta così imponente? In effetti, è spesso all'ammiraglio Liu Haqing che viene attribuito il merito di aver consentito gli sforzi di modernizzazione della marina cinese. Questo comandante ha effettivamente svolto un ruolo chiave nello sviluppo del programma di portaerei cinesi. Tutto ebbe inizio nel 1985, quando la Cina acquisì la portaerei australiana dismessa HMS Melbourne. Acquistata per 1,4 milioni di dollari australiani, è ufficialmente stata smontata, ma in realtà è stata studiata come parte del programma allora segreto della portaerei della Marina cinese. Questo ha permesso al Medio Regno di vedere le sue capacità navali notevolmente aumentate e adesso essere avanzate quanto quelle degli Stati Uniti. E questo non riguarda solo la Marina cinese. Infatti il paese investe poco più del 2% del suo PIL nel bilancio militare. Pertanto, negli ultimi anni il paese ha continuato a modernizzare il proprio esercito. Lo vediamo nella flotta cinese, ma anche nel lato aereo, dove lo Stato cinese è terzo dietro Stati Uniti e Russia. Così, nel corso degli anni nacquero tre portaerei. Il primo è il Liao Ning. Il suo nome deriva dalla provincia cinese dove è stato ristrutturato. È una nave di classe Admiral Kuznetsov, originariamente costruita per la Marina Sovietica e chiamata Varyag. Il suo lancio risale al 4 dicembre 1988 ed è stata acquisita dalla Cina nel marzo 1998. Tuttavia è stata messa in servizio solo nel 2017. La seconda portaerei si chiama Shandong. È la prima ad essere costruita nella Repubblica Popolare Cinese. Il suo design è basato su quello del Liao Ning ed è entrato in servizio il 17 dicembre 2019. La terza e più recente è la Fujian, che verrà varata il 17 giugno 2022. È la seconda portaerei costruita in Cina e la più grande nave da guerra al di fuori degli Stati Uniti. La sua prima particolarità è che è stata interamente progettata e costruita in Cina, a differenza delle altre due navi già in servizio. La sua costruzione è iniziata nel 2015. È lunga 316 metri e larga 76 metri, con una stazza di 71.875 tonnellate. Per fare un confronto, la portaerei francese Charles de Gaulle ha una stazza di 42.500 tonnellate, mentre la portaerei americana Gerald R. Ford ha una stazza di 100.000 tonnellate. È dotata di un sistema di propulsione elettrico integrato. Ciò gli consente di essere meno rumorosa e quindi più furtiva. Si tratta di un vantaggio strategico significativo. Notiamo anche che è dotata di un sistema di catapulta elettromagnetica che gli permette di competere con le portaerei americane. Il suo obiettivo è quindi quello di poter trasportare aerei come lo Shenyang J-15, lo Xian KJ-600 e lo Shenyang FC-31. Questa innovazione tecnologica, sviluppata a partire dall'inizio degli anni 2010 dagli Stati Uniti, non è presente sulle altre due portaerei cinesi attualmente in servizio. All'inizio di maggio 2024 la Fujian inizierà le prove in mare, che dovrebbero durare al massimo un anno prima che la nave entri ufficialmente in servizio con la Marina Nazionale. Il suo nome deriva da una provincia della Cina sudorientale che si affaccia direttamente su Taiwan. Possiamo allora chiederci se questo nome non abbia un significato politico e strategico. La Cina infatti considera l'isola parte integrante del proprio territorio. Nel 1949, quando i nazionalisti cinesi persero la guerra civile, Taiwan divenne un paese indipendente. Tuttavia il Regno di Mezzo non lo tollera e quindi cerca di riunificare il paese. Inoltre non va dimenticato che Taiwan occupa una posizione strategica nel Mar Cinese orientale.
Il controllo di Taiwan consentirebbe quindi alla Cina di rafforzare la propria posizione nella regione e di garantirle un migliore accesso all'Oceano Pacifico. Ma per acquisire Taiwan occorre dissuadere gli Stati Uniti dall'intervenire. Ciò richiede quindi un rapido sviluppo militare. Dovresti sapere che la Fujian non sarà l'ultima portaerei cinese. Pechino infatti punta a una flotta di 6 portaerei entro il 2035. Non dobbiamo dimenticare che l'esercito cinese rimane molto discreto per ragioni di sicurezza, ma anche per avere un vantaggio tattico, controllare le informazioni ed evitare le critiche internazionali. Tuttavia, all'inizio di luglio 2024, abbiamo appreso dagli ufficiali della Marina cinese che era iniziata la costruzione della quarta portaerei cinese. Successivamente il commissario politico dell'esercito, Yuan Huazi, ha aggiunto che la progettazione di questo nuovo edificio è stata realizzata senza intoppi e senza ostacoli tecnologici. Ha anche detto che la propulsione della nave, convenzionale o nucleare, sarà presto annunciata ufficialmente. Tuttavia, molti esperti ritengono che lo sviluppo di una portaerei a propulsione nucleare sarebbe troppo prematuro per l'industria navale cinese. Infatti sembra che Pechino non disponga di caldaie nucleari che dispieghino la potenza necessaria per spingere una portaerei. Pertanto, l'ipotesi più credibile riguardo a questa quarta portaerei cinese sarebbe che si tratterebbe di una nave gemella della Fujian, o più precisamente una sua evoluzione, come nel caso della Shandong derivata dalla Liaoning, ma portando numerosi sviluppi per rendere la nave più efficiente. Ma non è tutto, spiega il sito Naval News. La Cina ha costruito la prima portaerei al mondo dedicata ai droni ad ala fissa. Segreta è nascosto in un cantiere navale sul fiume Yangtze, lontano dai grandi cantieri di Shanghai. È sulla base delle immagini satellitari che gli esperti hanno analizzato questa misteriosa nave, che sarebbe stata varata nel 2022 e che si distingue dalle altre 3 portaerei cinesi. È stato sottolineato che è più piccola delle tipiche portaerei, con un ponte di volo lungo circa un terzo e largo la metà di una portaerei della Marina americana o cinese. Vediamo anche che, nello stato attuale della disposizione nel ponte, non sarebbe possibile per gli aerei da combattimento decollare e atterrare contemporaneamente. Inoltre, non sembra esserci spazio per un tipico hangar per aerei. Gli esperti ritengono quindi che questa nave sia stata progettata appositamente per i droni, soprattutto perché il ponte di volo è abbastanza largo da consentire il volo di aerei o droni con un'apertura alare di circa 20 metri, come gli equivalenti cinesi del drone americano Reaper. Diversi esperti confermano questa teoria, come Alessio Patalano, professore di guerra e strategia nell'Asia orientale al King's College di Londra. È chiaro quindi che il Fujian dimostra l'impegno della Cina nel rafforzare la propria presenza marittima e nel proteggere i propri interessi strategici. Essendo una portaerei all'avanguardia, simboleggia non solo la crescente potenza militare della Cina, ma anche il suo desiderio di svolgere un ruolo più influente sulla scena internazionale. Il varo di questa nave segna quindi un passo cruciale nella trasformazione della marina cinese, sollevando al contempo importanti interrogativi sulla futura geopolitica navale. Soprattutto perché Pechino non sembra volersi fermare così bene. Possiamo quindi chiederci cosa ci riserva il futuro, uno degli eserciti più potenti del mondo con altre 3 portaerei che dovrebbe vedere la luce nei prossimi 10 anni.